Ciao Geek, siamo qua, siamo in partenza, stiamo guardando la mappa. Sì, in realtà siamo a Milano, in questa location abbastanza esclusiva, che è la Sala dei Tessuti, per la presentazione di Uncharted 4, che è il titolo più atteso in assoluto da chiunque a casa una PlayStation 4. Esatto, dopo anni di mancanza di esclusive, finalmente è arrivata una bella esclusiva da parte di Sony, che sappiamo già sta andando a ruba per quanto riguarda i preordini. È l'ultimo capitolo della saga di Uncharted, almeno per ora, quantomeno, vedremo, e si parte dal Madagascar, caccia come al solito sempre di tesori. Sì, ci sono pirati, perché sapete che Nathan Drake, il protagonista, in realtà il discendente di un pirata, ricompare suo fratello che credeva morto, e insieme vanno alla ricerca di questo tesoro immenso, appunto, di un pirata che si era disperso nel mare dell'India. E insomma, di avventura ce n'è tanta e soprattutto tante novità anche a livello di gameplay. Allora, si spara tanto, questo, anzi, i nemici sono proprio cattivelli. E dal punto di vista del gameplay ci sono delle parti di gioco molto più aperte, ricordo un po' Far Cry fondamentalmente, anche ma anche però completamente la mappa non c'è nel gioco. Ci sono delle indicazioni: se voi vi perdete per le vallate del Madagascar o di dove andrete a parare, a un certo punto il gioco vi aiuterà, vi farà capire in maniera un po' surrettizia dove dovete andare. Inoltre è presente un indicatore dei nemici, cioè è possibile taggare i nemici in modo da poterli seguire, poi proprio come succedeva in Far Cry, e poi c'è una specie di diamante che appare sopra la testa dei nemici che vi dice se vi stanno vedendo. Beh, poi siete a bordo di questa Jeep che si arrampica ovunque. Inutile dire che, vabbè, Naughty Dog è famosa, praticamente la PlayStation 4 l'ha proprio strizzata, cioè a livello grafico è qualcosa di impareggiabile. C'è lui che addirittura cade nel fango, si bagna, gli rimangono i vestiti bagnati, è davvero qualcosa di mai visto prima. Soprattutto le espressioni, perché senza ricorrere ai filmati che magari si sono visti in altri giochi recenti, le espressioni digitali fatte ovviamente a regola d'arte, i Naughty Dog sono maestri in questa cosa, sono assolutamente eccezionali. Ottimi anche i movimenti, la fluidità, anche se c'è qualche saltello un po' così, e naturalmente lui scala, perché ci sono queste, noi abbiamo visto questo livello in esclusiva in anticipo rispetto all'uscita del gioco che avverrà tra un mesetto circa, abbiamo giocato una mezz'oretta buona, eravamo in una grandissima vallata appunto in Africa e dovevamo cercare un tesoro nascosto in una delle 12 torri, naturalmente sarà l'ultima probabilmente, per cui alcune torri erano semplici da scalare, altre erano un po' più complesse, soprattutto c'erano tanti nemici e tante sparatorie. Ci sono poi un sacco di enigmi, e vedere Paolo alle prese col verricciolo della Jeep è stato fantastico, lui che gira intorno all'albero e tenta di attaccarlo. Metteremo il video, no, perché il verricciolo è un elemento interattivo, per cui non dovete soltanto prenderlo premendo un tasto e metterlo dall'altro, proprio ve lo portate in giro, dovete legare gli alberi fisicamente girandoci intorno, creare delle rampe, una cosa un po' particolare. Insomma, Uncharted 4 è promosso sotto ogni punto di vista. Quando esce? Esce il 10 di maggio in Day One. Segnarselo. E solo per PlayStation 4, quindi se volete giocarlo, la console a casa dovete averla per forza.